Ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle, da King Davark, The Casual Gamer. Rieccoci con un nuovo episodio della saga degli Assassin's Creed, con Assassin's Creed 3 Remastered. Nell'ultimo episodio abbiamo finito... Direi finito tutte le missioni secondarie di Boston, se non ricordo male, sono finite tutte. E letto anche quel delirante almanacco. Adesso, prima di fare... la prossima missione ci andiamo a infilare nel sottosuolo. Dovremmo avere tutti i nostri assassini a disposizione. Scusate, sono 6 infatti. Quindi questo vuol dire che possiamo mandarli in missione. Allora, ubriachi a Danbury. Un reggimento di regolari britannici occupato Danbury, i soldati hanno bevuto le scorte di rum della città e stanno minacciando di bruciare il villaggio. Ubriacatura bella molesta. Aizza la milizia nella campagna circostanze e prepara una offensiva. Allora andiamo con i più scarsi che abbiamo, in modo da aumentarli di livello. Il livello da raggiungere è 11. Dai, perfetto, ci bastano questi. Questo è un ottimo addestramento per i due che abbiamo a livello 0. Nel frattempo non sprechiamo tempo, non andiamo a scuoli 3, andiamo a scuoli da 2, così proviamo a mandare solo i due che hanno bisogno. Perché uno già ha al massimo l'esperienza, quindi non ci serve mandarlo in missione. Trenton. John Rall è una conferma, è un templare, è confermato che è un templare ed è attualmente a Trenton come guarnigione. Washington vuole compiere un attacco a sorpresa la mattina di Natale, un po' infame. Unisciti a Washington nella sua marcia e assicurati che di Rall non si senta mai più parlare. Ok, quindi un altro poveretto che va a morire. Sì, ci bastano questi. Perfetti. Perfetti. Scusate che sistemo dei cavi al microfono, potrebbe far rumori molesti. Voi dite, potrei tagliare questa parte? No, tanto non guarda nessuno e non c'ho voglia di montarlo poi. Per una cosa così, tanto non penso non abbiate sentito niente, sono passati 10 secondi. Vabbè, al di là di questo delirio che ho appena montato su, andiamo nell'underground di Boston. Ok, qui abbiamo trovato già 2 stazioni su 10. E niente, ce ne mancano 8. Non posso armarmi con la pistola? Non posso cambiare arma? Particolare questa cosa. Sì, l'abbiamo fatto. Qua stiamo tenendo sempre la sinistra, vediamo se ci porta. Sento il rumore di una chiesa. Sento il rumore della metro, che non ci dovrebbe essere all'epoca. Di qua dove va? Ah, è qualcosa che avevamo intravisto da fuori, cioè dall'altro muro. Anche se in realtà non potevamo intravederlo, siccome era al di là di un muro, ma la nostra mappa va oltre ciò che noi vediamo con i nostri occhi.
Tanto Trenton è stato un successo. Aspettiamo che finiscano anche l'altra missione. Ok, qui c'è Old North Church, hanno tutti lo stesso nome. Ho visto un luogo per accendere la torcia. No. Allora, interagiamo. Allora, così... Aspetta. Ok. Devo dire che queste porte con questa... con questo puzzle finora le ho sempre aperte a caso, devo essere sincero. Mentre cercavo di capire la soluzione, mi andava bene. Bene, purtroppo... non dobbiamo più seguire le indicazioni delle voci dei frati in preghiera. Qua aggiungiamo una strada chiusa, va bene, sempre un'informazione. Bene, non ci resta che tornare indietro. All'ultimo incrocio. Non so se, vabbè, per i quattro spettatori che sono ottimista, che stanno guardando questo video e hanno visto altri video, non so se stasera si sente uno strano rumore di sottofondo quando parlo, un sibilio, però è un mini ventilatorino che mi sono acceso perché ormai l'estate è giunta. Le altre volte riuscivo a stare magari... a resistere anche senza, però stasera no, scusate quindi in caso di fastidio. Non giudicate il microfono. Ah, bene, c'è una freccia che mi dice di andare a sinistra. E tanto non avevo scelta, io ci vado e niente, torniamo allo stesso punto di prima, quindi adesso qui a destra. Ah, questo non l'avevo visto prima. Non si era acceso. Qui verso dove stiamo andando. Ok. Ok, una strada a fondo chiuso. Perfetto. Torniamo indietro. Proviamo qui adesso. Ok, finita anche l'altra missione, quindi possiamo... Ah, qua accendiamo il più possibile, dai. La luce è felicità. La luce aiuta nell'oscurità. Ti fa sentire più al sicuro. Ok, Connecticut. Insegui Jonathan Trumbull. Jonathan Trumbull is one of the only governors. È uno degli unici governatori che supportano la causa dei patrioti. Però c'è qualcosa riguardo al suo modo d'agire che crea dei sospetti. Insegui il governatore del Connecticut e cerca di capirne dov'è la sua vera lealtà. Quindi, qua siamo al 9, qua siamo già all'1, ottimo. Chi è più in basso? Lei che è all'8. Vai, andate in questa missione. New Jersey, sempre. Attacco a Forte Mercer, Carl Emilius von Donop, che bel nome. È stato battuto alla seconda battaglia di Trenton... e vuole cercare di vendicarsi. Sta avanzando su Fort Mercer al Red Bank, non so dove sia, fuori di testa e pronto per un massacro, deve essere fermato ad ogni costo, attenzione.
Ok, noi intanto continuiamo, i nostri fanno delle missioni eroiche, noi continuiamo a esplorare il sottosuolo come dei vermidi e subito incontriamo la via chiusa, quindi qui non mi resta che procedere verso altri luoghi. Secondo me quella stanza quadrata poi è un incrocio con indicazioni stradali. Però vuol dire che quelle poi si trovano, quelle che vengono indicate. Noi andiamo a cercare prima quelle che magari poi ci richiedono ore di, come l'ultima volta, che mi fanno impazzire. Continua a apparire questo messaggio? Lo stiamo facendo, l'abbiamo capito. Ok, scusate, mi sto grattando un orecchio. Ho i cuffioni. Fa caldo. Allora, sento rumore. Va, proviamo dritti, che mi sa che è sbagliato. Così ce la togliamo. Ah no, forse si va a collegare. Ecco. No, non drop. Vabbè, era semplicemente un giro in tondo. Perfetto. Vabbè, dai, stiamo scoprendo tutte le strade chiuse. In effetti qui eravamo bene belli a nord. Quindi tendenzialmente saranno a sud le altre. Raggiungiamo questa sala e capiamoci un po'. Ah no, questa sì, ci sono indicazioni. Allora, aspetta. Innanzitutto accendiamo la luce. Qui c'è Green Dragon Tavern e ci siamo stati. Ecco. Però vuol dire che oltre non c'è niente, quindi tanto vale al momento provare ad andare così verso di qua. Non ho letto, ho visto, ho letto solo house, quindi la casa. Penso lì si stesse per ricollegare con il punto da cui eravamo partiti. Cosa? Ma di chi stiamo parlando? Qual è il segno? Ma parla dei cartelli, quelli quando danno agli incroci, quando vengono date le indicazioni. Dai, qua vedo della luce. Nah, abbiamo fatto un giro in tondo. Clamoroso. Quindi è di qui. Però almeno anche lì chiusa la questione, diciamo, lato chiuso. Ma siamo ancora 3 su 10, mamma mia che disastro. Tra l'altro, meno male che non mi inquadro con la mia webcam perché sono a petto nudo. E i capezzoli non piacciono. Su YouTube forse sì. Forse al signor YouTube i capezzoli piacciono. Al signor Twitch no. No, no, no. Mi piacciono solo i culi. Allora, qui che famo? Dai, Silvio Berlusconi è morto da poco, quindi andiamo a destra. Boh, ormai ci manda dei messaggi a caso. Gioco ubriaco. Fondo chiuso. Niente. E anche qui la rivoluzione liberale.
Non va oltre. Proviamo al centro. Proviamo il terzo polo. Allora, questo a sinistra mi sa tanto. No, aspetta, però una salita fatta così. Ci scommetto che torniamo indietro. No. Questo ho fatto bene, quindi. Mi sa che facciamo il giro intorno e ritorniamo dal centro. Allora, attacco su Fort Mercer. Compiuto. Sì. Anche questo è un giro a vuoto. Ce ne sono altri ancora in missione, giusto? Sì. Sì, altri tre. Vabbè, dovrebbero finire a momenti. Avevano iniziato prima degli altri. Inizio a preoccuparmi. Qua non... dovevamo andare al... non siamo andati al centro. Siamo andati al centro rispetto al venire... No, vabbè, lasciamo stare. Ah, senti qui. I pianoforti. Questa sì, è la giusta direzione. Viene da qua, sì. Qua a fondo chiuso. Però c'è qualcosa dietro. Oh, eccoci qua. Oh, un altro bel... Un massone obbligato dalla sua tenuta. Non ci voglio di pensare a cosa voglia dire. Di sotto... Ah, scusate che mi prendo nota di quello che viene scritto, perché qua ci sono gli indizi. Un massone è obbligato dalla sua tenuta di, sotto tutte le circostanze, obbedire e bilanciare la legge morale. Quindi, legge morale è sotto. Chissà poi cosa, che simbolo è. E se giustamente capisce l'arte, non sarà mai uno stupido ateo né un libertino irreligioso. Ma anche se in tempi, negli antichi tempi dei massoni, negli antichi tempi i massoni erano caricati o erano in carica in tutti i paesi, su tutto il globo, quindi il globo è di sopra, erano in tutto il globo, insomma i massoni negli antichi tempi dovevano essere della religione di quel paese o nazione, qualunque essa fosse. Pensiamo che sia meglio, come dire, essere parte di quella religione in cui tutti gli uomini concordano, lasciando le loro opinioni particolari a loro stessi, e cioè essere un buon uomo, e un uomo che rispetta la verità, un uomo d'onore e onestà per qualunque denominazione o persuasioni. Sia per il cristianesimo dell'Ovest, l'Ovest è a sinistra, quindi cristianesimo, o il buddismo dell'Est. Eccolo qua, il buddismo è a est, quindi a destra. Tra l'altro, caso curioso, oggi sono stato in un tempio buddista, per motivi personali, non molto felici purtroppo, possano essere distinti. In questo modo la massoneria diventerà il centro di unione e i mezzi per conciliare la vera amicizia tra le persone che sarebbero se no rimaste a perpetua distanza. Va bene, la magica lanterna, la possiamo... ok, usia, tac, interact. Beh, perfetto, la legge è questa. Poi, com'è che scambiava? Switch, ok. Il globo, sopra. Cristianesimo di qua. Buddismo di là. E talà. E questa è fatta. La Magic Lantern è fatta. Ci sarà qualcosa di qui? Proviamo. Qua si accende? Ma perché tutti i... Ah no, qui non c'è un cacchio. Perché tutti i suggerimenti sono in ritardo di... Ma è in ritardo, forte. Allora, di qua è a fondo chiuso molto probabilmente, ma... Boh, andiamo a sbatterci la testa.
sperando non ci tiri troppo a lungo. Oppure scopriamo, insomma, altre sezioni che portano ad altri ingressi, altre uscite, quindi no. Ok, allora amici miei, non è che sia, non vedo molte strade. Proviamo questa. Qui questa è chiusa, magari si raggiunge da sopra. 4 su 10, 40%. È giusto così, no? Quando l'hanno costruito tutto questo sistema di fogne? Cioè, queste città ci avranno 20 anni. Qua non abbiamo però indicazioni, luci, frecce magiche che si accendono e ci dicono verso dove andare. Al contrario di New York. Dai, andiamo a chiudere. Ah, qui è... qui. Comunque, ha completato una missione dei nostri compagni. Ok. Continuiamo. Quindi una rete di complottisti. Ah, come si dice? Di... vabbè, dai, quelli... Di congiura. Di congiurati a New Haven. Il luogotenente generale Sir Henry Clinton dei Regolari sta cercando di attirare il generale Washington in conflitto aperto. Washington sa di questa manovra, sa che questa manovra sarebbe un destino sicuro per il suo debole esercito. E sta cercando di si sta affidando sugli sforzi del Culper Ring, quindi una rete di spie, per mantenere i suoi movimenti segreti. Incontra alcuni membri del Culper Ring a New Haven e scortali a West Point. Va bene. 9-9, questo è ancora a livello 1. Questo è andato al 2, questo al 9. Ottimo. New Jersey, invece, giorni cruciali. I giorni che arriveranno in New Jersey saranno molto probabilmente decisivi per la guerra. Accompagna i soldati di New Jersey e fa qualunque cosa in tuo potere per assicurarti la vittoria. E certo, è certo. Dai, siete a un passo dalla gloria dell'undicesimo livello degli assassini. Ok, quindi qua solito giro inutile. Tanto stiamo sgamando tutti i giri inutili. Poi prima o poi beccheremo quello che stiamo cercando. Allora, dobbiamo andare oltre questa. C'è qualcosa che mi puzza assai. Cioè, la città di Boston dovrebbe essere tutta sviluppata a sud. Ah, questa è la porta. Ah, eccoci qui. Questo è un momento decisivo. Questa la possiamo aprire da qui. Perfetto. Quindi si apre per noi un nuovo mondo. Meno può arrampicarsi un minimo con sta torcia. Oh cavoli, non mi dire che devo andare nell'oscurità. Ah no, è illuminato.
Per fortuna. Ok. Un passaggio decisivo questo. Spero che le porte rimangano aperte, perché poi questa come la apro da questa parte? Bisogna spawnare dall'altra. Allora dai, sicuramente un ingresso non sarà qua. Sento un rumore di passi, vedo un nemico pure. E io non posso cambiare le armi. Ah, oh, finalmente. Il problema era la torcia. Un'altra porta. Ah. Non è di qua l'apertura. Oh. No, sali sul palo, amico mio. Sul. Vabbè, niente, direi che non è giusto. Passa la metro di nuovo. Ok. Il problema è che questi messaggi appaiono in ritardo rispetto a, quando, a quello che devo fare, quindi non capisco quali sono questi simboli che dovrei guardare con l'occhio dell'aquila. E chissà se lo capirò mai. Spero che il nostro metodo metodico, cioè di mappare ogni tunnel, basti. Non siano informazioni tipo necessarie per sfondare delle pareti. Tipo questa. Questa mi fa paura. Mi sa di roba da tirar giù. Ma come? Oh. Laggone? C'è un po' di fatica, come mai? Vabbè, ha ripreso, sembra. Questo è un grande incrocio. Qui c'è scritto Beacon Hill, qui c'è scritto King's Chapel. Dai, quindi due nuove abbiamo sicuramente da questa parte. Come se non fosse già uno sbatti assurdo girare per tutti questi tunnel, cioè ci devono pure mettere le rotture di cavolo ulteriori. Eh sì, vado giù. Porca miseria. Ma sarà giusto? Ok, io dove vuoi che salti? No, no, ho schiacciato cerchio per sbaglio.
Ho schiacciato cerchio perché non mi fidavo, pensavo stesse cadendo, quindi avevo schiacciato cerchio per dirgli di appendersi, e invece... Questo gioco, fidarsi bene ma non fidarsi meglio. Ok, perché sembra che stia per cadere, invece lo prende, dai. Che cacchio di rumore era? Una tigre. Allora, è tornato il momento di menare le mani, ottimo. Questo guarda la parete. Ah, ma c'è un compagno dietro. Ecco, non sta guardando la parete. 500. Perché? Ah, perché ha compiuto un'altra missione. Dai, questi sono... Spezza un po' la monotonia di questo sottosuolo. Le missioni non si... Ah no, gli altri tre sono ancora in missione. Va bene. Fatemi un po' capire. Non è qui. È qui. Mamma mia che giro. Senza portare a nulla. Cosa c'è là? Una bestia. Ah no, era questo. Era questo simbolino piazzato qua. Sembrava ci fosse una bestia. Indicata una bestia sulla mappa. Una bella bestia. Ok, qui è chiuso, qui è... No. No, eh? Sciopero? Ok, questi paletti non ci si arrampica più. Non so per quale regola. Questo però sì, va bene. E rimaniamo senza torcia però. Però siamo arrivati. Ok. Ok, altra missione degli assassini completata. Quindi andiamo a gestirli un attimo. Questi vanno avanti e indietro per l'America. Come delle trottole. Benedict Arnold in Connecticut. Non l'avevamo ucciso? Beh. Il traditore Benedict Arnold. Ah, giusto, è quello lì... Benedict Arnold è quello di West Point, quindi il turncoat, non so cosa voglia dire. Il turncoat. Il turncoat.
perfetto, dall'inglese all'italiano. Il Volta Gabbana, sì, ma il Volta Gabbana Benedict Arnold sta guidando un reggimento irregolare verso New London e Groton. Cavalca verso la battaglia e ferma Arnold. Uccidilo se ti avvicini abbastanza. Ma quindi questo non è durante la guerra civile. C'è la guerra civile, la guerra di rivoluzione, perché all'epoca lui non aveva ancora tradito. Allora, andiamo a New Jersey. Intanto, una voce per la causa. Il New Jersey Journal, editato da Shepard Kollock, è diventata una voce per i ribelli. I templari, desiderano silenziare la sua pubblicazione per i suoi discorsi aperti sulla realtà di alcuni leader delle colonie. Assicurati che Kollock possa continuare a produrre il suo giornale. Io ho spento il ventilatore, così magari non dà fastidio per un po', siccome al momento ha fatto il suo dovere. Ha fatto quello che doveva fare. Ma immagino che dobbiamo venire qui. Quindi siamo a 5 su 10. I cadaveri sono scomparsi. Inquietante. Oh, la telecamera si è spostata da sola. Qua si passa, che è una meraviglia, con le porte aperte. Qui c'è qualcosa, c'è un'altra stanza, poi speriamo. Perché per ora abbiamo indicazioni solo di un'altra stanza, di un'altra uscita, che sarebbe la sesta, su 10, quindi non è che siamo messi benissimo. Le altre dove saranno? Spero che da qua partino delle ramificazioni, insomma, importanti. Oh oh. No, 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 non esisto. Dai, para. Ma, oh! Ma è forte questo, chi è? Porcaccia. Non riuscivo a fare il contrattacco. Vabbè, riaccendo il mio ventilatore. Durato un minuto senza. Allora, qui com'è la situa? È parso qui per vedere. C'è una freccia che dice a destra. Vuol dire che a sinistra non ci sarà mai nessuna uscita. Cioè, noi ne dobbiamo trovare altre 5. Sta mappa, dove le troviamo? Qui è tutto chiuso, tutto chiuso. Non ci dà molta speranza. Un'uscita. Dai, stavolta più o meno sapevo quello che stavo facendo.
Va molto, cioè è una roba molto di logica, ma va molto a sentimento in realtà, in qualche modo. Allora, proseguiamo di qui. Immagino che se di là la freccia diceva di non andare, vuol dire che non ci sa niente proprio. Qui forse un'altra freccia. Cioè, quindi qui non ci sono quei tombini, quelle pietre che si illuminano, ma devi usare la visione dell'aquila. Dai, siamo a 6 su 10. E ne abbiamo scoperti 4 su 8 di quelli che rimanevano quando siamo entrati, quindi siamo a metà strada rispetto a oggi. Appena oltre la metà rispetto al totale. Va, perfetto. Strada chiusa subito. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando. Questo è un giro in tondo. No, questo era un angolo di strada che avevamo visto dall'altra parte, ma che comunque non conduce a niente. Ma do cavolo siamo finiti. Dobbiamo andare avanti qui. Qui, andare avanti qua, qua. Compare una sala. Oh cavolo. Quindi mi sa che da qui forse ci sono delle ramificazioni interessanti, potrebbe. Vabbè, continuiamo a esplorare queste parti adesso e poi vediamo. Ah, si è illuminato. Ma prima c'era? Ma dai, porca miseria, senza di qua ad accendere pure la luce. Avevo proprio una senza, un sesto senso che sarebbe finita così. I topi vanno di qua, li abbiamo ignorati. Allora, oh, questo è un incrocio. Port Hill, mi sembra di aver letto, East Fields. E questi sono 3 su 4 mancanti, quindi chissà dov'è però il quarto. E subito, subito arriva il... Ah no, subito arriva la prima rottura dei coglioni. Bisogna andare di qui. Ma guardate. Speriamo di non farci male. Ma sì, dai, non difficile questo. Oh. Questa, non vedo niente, quindi... No! Arrampicarti a caso. Ah, un argano. Gli argani non mi piacciono. Ma che whistle? Ok, avevo intuito quello che sarebbe servito, portare sulla torcia mentre noi ce ne saliamo per i fatti nostri. Peggio che ci siamo, apriamo questo. No, bisogna andare di là. Però siccome non vedo una cippa, riprendiamo questa. Ah, si passa qui. No problema. Dite che poi è una porta significativa. Allora, meglio lasciare questa qui. Ok, puoi passare sotto? Ok. Ok.
Badum bam bam. Certo che tornare indietro questa sarà una rottura di maroni allucinante. Ok, attivati simbolo magico. Destro. Andiamo a destra. Dovrebbero darmi un reward se faccio il 100% di tutto l'underground. Oh. Perché non posso fischiare se c'è... Ma questi cosa ci fanno qua giù? Allora, analizziamo la situazione. Qua c'è un passaggio, perfetto. Ok, una voce per la causa, missione compiuta. Ah, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non capisco. È la seconda volta che vediamo una porta rossa così, mi fanno paura queste. Ah. Perfetto. Quindi vuol dire che quell'altra porta rossa che avevamo visto aveva un significato. Ma manco mi ricordo dove l'avevo visto. Ok. Del magistrato civile supremo e subordinato. Allora, segniamoci gli appunti. Allora, un massone è un soggetto pacifico sotto il potere civile. Quindi o c'è il massone o c'è il potere civile qua giù. Ovunque egli risieda o lavori. E non finisce mai coinvolto in cospirazioni e complotti, ma va. Non è la definizione stessa di massone. Ah, contro la pace e il benessere della nazione. Si comporta in maniera sconveniente con magistrati inferiori. Poiché come la massoneria è sempre stata ferita, indebolita dalla guerra, dallo scorrimento di sangue, dalla confusione, così anche gli antichi re e principi dall'alto, quindi re e principi in alto, sono stati spesso disposti a incoraggiare, cioè spinti a incoraggiare l'artigiano, colui che crea per la sua per il suo essere pacifico e la sua fedeltà, anche se loro praticamente stavano rispondendo ai cavilli dei loro avversari e promuovevano l'onore della fraternità di chiunque, whoever flourished when the sun, chiunque fiorisce quando il sole tramonta in tempo di pace. Il sole tramonta verso ovest, quindi forse la pace a sinistra, cosicché se un fratello dovesse essere un ribelle contro lo Stato, non lo sia per essere contendenced,
Countenanced. Tollerato. Egli non è tollerato nella sua ribellione. Ah. Tuttavia, potrebbe essere. Si potrebbe avere pietà di lui come per qualunque uomo giusto o infelice. Quindi l'uomo a destra, vabbè, questo è il senso. E si sarà prigioniero per nessun altro crimine se non la fedeltà alla confraternita. Dovrà, come dire, abbandonare la sua ribellione e non dare motivi di scontento e di gelosia politica al governo in quel periodo. Ah, quindi questo non potrà essere espulso dalla loggia e la sua relazione rimarrà in... Ah, non ci ho capito un cacchio, non me ne frega più niente. L'importante è questo. Questo gioco è infinito. Allora, il massone, questo è il re, e il re sta sopra. Questa è la pace, e la pace era, tramontava. Questo è l'uomo stava a destra, questo è il massone stava sotto. Buonanotte a tutti, belli e brutti. Quindi, fin dove dobbiamo tornare? Fino a qua, dove tanto vale. Non c'ho voglia di ripassare tutti quei punti. Sette su 10, signori. Due ne abbiamo indicazione. Della terza mi sa che è dietro una porta da far saltare in aria. Che però, chissà dove cavolo è sta porta. Oh, Benedict Arnold. Missioni completate intanto qui, quindi procediamo con la liberazione del Nord America. Procediamo col Connecticut, procediamo con Trumbull a Templar, Trumbull il temp un templare. Jonathan Trumbull è confermato essere un templare, ma rimane ben protetto. Prenditi il tuo tempo per spiarlo. Un obiettivo del genere potrebbe richiedere anni per essere assassinato, ma non dei nostri fedeli uomini. New Jersey. I partiti del tè sono infuriati. Un lealista dal nome di Dawn Bowen sta immagazzinando una gran quantità di tè britannico nella sua cantina. Un gruppo di coloni sta cercando di innalzare un banner, come si dice, uno stendardo per potenziare i ribelli nella colonia. Un altro Tea Party potrebbe essere quello di cui hanno bisogno, quindi distruggere un'altra volta del povero tè. Jamie Colley sta per arrivare all'11, ma anche Field Marshal. Quindi stiamo per arrivare dove dovevamo arrivare, ma dove dovevamo arrivare? Questa mi mancava. Il tizio non... Eh beh, ci mancava che non gli venisse qualche sospetto.
Procediamo nell'esplorazione. Oh, qui abbiamo un indicatore. Destra, dice, e già vedo dell'acqua, la cosa non mi piace. Ah, ecco la porta. Perfetto, va solo scassinata, bellissimo. Quindi siamo a 8 su 10. L'ultima sarà un inferno perché... O forse di qua. E qui continua, signori. Forse non siamo costretti a distruggere quella porta rossa che avevamo visto a caso. Perché dovrebbe continuare di qua, se no? Proviamo. Perché se qua troviamo un'uscita, poi sappiamo dov'è l'altra. E quindi vuol dire che siamo a posto. Ok, primo tentativo fallito. Però vedo grandi corridoi qua dietro. Che non possono essere parte di questo sistema. Sarebbe un'infamata clamorosa. C'è speranza. La speranza non deve mai mancare. Destra o sinistra? Sapete che ho come l'impressione che non conti. Adesso qua giriamo a destra. Ed ecco qua. Vabbè, dai, illuminiamo un po'. Che la luce è bene, la luce è positiva. Non state al buio, anche se c'è il sole che batte. Fa male all'umore. Aprite un po' le tende, le tapparelle. A me non... Mi è mai piaciuto in estate, che è la stagione con più sole di tutte, molte persone stanno chiuse in casa con le tende tirate, tapparelle giù, deprimente. Questi discorsi mi vengono in mente qui all'oscurità di questa galleria. Quelli di Ubisoft hanno davvero detto facciamo girare per 2 ore e mezza la gente nel sottosuolo, in cunicoli sporchi. Claustrofobici, e chiamiamolo contenuto di gioco. Dai, io ci credo. Troppo sviluppato questo corridoio. Se è cieco, li ammazzo di seghe. Vado al signor Ubisoft, lo ammazzo di seghe. Dai, sto coso si illumina e ci manda indietro, impazzisco, no. Se c'è vuol dire che c'è anche qualcosa più in avanti, per forza. Sì, illuminati, confirmed, stiamo andando verso quello che sarebbe la decima uscita, perché la nona già sappiamo già dov'è. Abbiamo già trovato i cartelli. Non sarà facile, dobbiamo farci un po' di puzzolini. Di pasolini proprio. Di puzzolini. Immagino ci dobbiamo arrampicare di qua, su, giù. Ah, mi sa che ci si arrampica e c'è subito la porta, però. Perché non vedo modo per portare su la torcia. Proviamo, vediamo se la mia teoria è esatta. Porca miseria, non si vede niente. Non sarebbe male avere la torcia in queste situazioni.
Questo è davvero un brutto scherzo. Questa porta così vicina eppure così ineffabile, non saprei cosa fare. Ah. No, ma raga, dai, no, qua c'è un'uscita, si sentiva il parlottare. Però forse bisogna fare il giro per portarsi su la torcia. Per questo ci scommetto che è un giro vuoto. Ma io faccio le cose per bene, ci accendo pure le lampadine. Ma verso dove va? Forse era un inganno quello lì. Vediamo un po'. No, no, allora era giusto di qua, ottimo. Ah, lì forse era perché erano vicini. Freccia. Ormai mi sono abituato. Ci siamo, eh? Io so che voi non ci credete. Allora lì quei rumori erano dovuti al fatto che eravamo vicini proprio al suolo, andando lì in cima. Oh, delle logge. Questa volta le stiamo trovando tutti in ordine. Una loggia è il posto più elevato dove un massone, i massoni si riuniscono e lavorano. Quindi loggia sopra. Da qui... da qui che l'assemblea o la duly, con diligenza organizzata società dei massoni, è chiamata una loggia e tutti i fratelli devono essere parte di una ed essere soggetti e sotto le sue leggi bilanciate e le regole, le sue regolazioni generali. Quindi leggi sempre sotto, ma alla fine ci sono quattro simboli in totale. È sia particolare o generale? E sarà meglio, al meglio capita frequentandola. E secondo le regolazioni della generale o della grande loggia a cui è annessa. Nei tempi antichi nessun maestro o compagno poteva assentarsi da lì, specialmente quando era avvisato di apparirci, senza incorrere in una severa censura. Finché non appariva al maestro e ai guardiani, cioè non dimostrava presso il maestro e i guardiani che è stata la pura necessità a impedirgli di radunarsi. Le persone ammesse sono membri ammessi come membri di una loggia, devono essere buone, vere e giuste. Quindi right men, a destra l'uomo. Chissà in italiano com'è. Nati liberi. Razzismo qui. E di età matura e discreta. No bondman. Cosa vuol dire bondman? Inteso alla James Bond? C'è forse un'etimologia di Bond? Ah no, non schiavo. Nessuno schiavo, a nessuno schiavo può essere garantita la partecipazione. Nessuna donna gli è permesso di entrare. Left. Nessun uomo immorale o scandaloso. Ma deve essere di buona fama. Ma sì. Un po' di sessismo e razzismo anche nella massoneria. Male non fa. Quindi. Allora, loggia è sopra. Ok. Queste... Oh cacchio, non mi... Questa deve essere la donna, se non sbaglio. Questo l'uomo, perché è il simbolo della Volvo, no? Perfetto. Perfetto. E non ci rimane che andare verso l'ultima, che è qui. Lo facciamo viaggiando fast travel. Travel, non c'ho voglia di rifare tutto da capo. Dai, New York molto più filato molto più liscia di Boston. Ma questo non l'avevamo acceso già l'altra volta, no? Boh. Che poi col fatto che automaticamente mappiamo tutto, non serve a niente il sistema delle torce per ricordarsi dove sei stato, dove non sei stato. Allora, speriamo che questo non sia troppo lungo, dai. Spero che quella che abbiamo trovato la consideravano come l'ultima e più difficile.
qui già mi piace, destra. Quindi di New York non andremo a mappare tutto il sottosuolo come abbiamo fatto con Boston, perché eravamo perduti. Poi andiamo a destra, lo spirito del Berlusca ci segue, cioè ci guida. E andiamo... Oh, ancora. Finché non appare la scritta non ci sono segnali nascosti. Però sento rumore provenire da qui. Di aria, di acqua, cos'è? Aria. Sì, sì. Si sente un grande vento. È la direzione giusta, perfetto. Ecco, quello proprio cui pensavo. Che anche a Boston c'era da salire evitando le cascate. Che dicevo, mamma mia, speriamo che non mi capiti più perché è una roba che mi mette un'ansia. E invece, eccoci qui. Dai, ok. Ma è stato facile. Poi non mi sembra nemmeno che l'acqua avesse un vero effetto. Ma forse perché eravamo... Si poteva stare in mezzo ai due getti ed essere considerati al sicuro. Beh, dopo questa grande fatica sarà qua dietro, no? Uscita. Illumino, mi piace avere la luce. Aprite tende, finestre. State alla luce. Fate entrare l'aria. L'aria densa dell'estate. Godetevi l'estate. Ok, chiudiamo però con il puzzle che più mi fa incacchiare, perché è quello che non si capisce. Allora con questo abbiamo girato questi. Ah, ci siamo quasi, attenzione. Beh, stavo andando a casa come sempre, ma il sesto senso mi ha guidato. Buona. Quindi se io non vado errato abbiamo concluso... Qua siamo al 95% del database. Forti, ok. L'underground North Boston. Ci manca i delivery. Concluse tutte le underground. Ottimo. Beh, allora a me non... cosa mi resta da dire? Questo era l'obiettivo di questo episodio. Ci abbiamo messo un tempo ragionevole, all'incirca 1:10. Vedo la durata di registrazione, quindi... Perfetto. Avanziamo, in realtà era solo l'1%. Fate, tutta un'ora di gioco era l'1%, però la prossima ci aspetta la missione principale, che è anche l'ultima della campagna. Vi ricordo, non mi sono dimenticato di dirlo all'inizio, che se volete provare questo fantastico gioco potete trovare in descrizione un link che vi porta sia la versione remastered che la versione originale con grandissimi sconti, con la possibilità di comprarla con un gran fortissimo sconto, più anche link che vi porta allo stesso sito dove potete trovare giochi di vario tipo, di tutti i tipi, anche giochi appena usciti, fortemente scontati, che vengono poi acquistati sul loro store, tipo da Steam, eccetera, quindi non sono store tarocchi, ma comprate una chiave. Ho spappolato un topo. Questo no, ora sì. Vabbè. Quindi va bene, andate, comprate, la prossima volta useremo il viaggio veloce per andare alla missione, intanto non ci serve più attraversare la città, a piedi. A me non resta che dire ciao a tutti, belli e brutti, brutte e belle, da King Davark, The Casual Gamer.